Elisa, ho aspettato tutta la notte perché arrivasse l'alba. Ho aspettato perché sapevo che sarebbe giunta e che non sarebbe stato tempo perso. Non sapevo quando, ma quel primo poi mi bastava. Ho lottato contro i miei occhi stanchi, che si spegnevano e abbandonavano quella luce fioca, che si confondeva con il cielo buio. Ho sostenuto la stanchezza, che diventava sempre più pesante e ripeteva: lascia perdere tutto. Non ha senso crederci ancora. Il suo ghigno voleva darmi il colpo di grazia, ma sono stata più forte di tante parole che erano lì per mettermi alla prova. Ho preso a calci gli ostacoli che attimo dopo attimo mi si ponevano dinanzi, mi costringevano in una gabbia che mi avrebbe soffocata, calpestavano i miei sogni come una sigaretta già fumata. Non so davvero cosa sia stato a tenermi sveglia, nonostante tutto, ad attendere qualcosa che avrebbe potuto essere niente. Forse è stata la speranza a regalarmi un po' della sua forza, quando dubitavo di averne ancora, quando iniziavo a temere che fosse meglio arrendersi. Non ci credevo più ormai. Non credevo che quel sole sarebbe sorto all'orizzonte. Ero troppo stanca di cercare nel nulla qualcosa che non arrivava, che non voleva farsi scorgere. E invece, proprio quando non ci speravo più, ho scoperto che c'è sempre una piccola stella che brilla nell'oscurità per non lasciarti solo. È lì per sostenerti e farti compagnia mentre attraversi le tenebre. Se riuscirai a scorgerla, ti terrà per mano fino a quando non sarai veramente pronto a vedere l'aurora. È lunga la strada da percorrere, è piena di ostacoli, ci vuole pazienza a volte, ma una meta raggiunta con più fatica vale molto di più. Ci vuole determinazione. Se ci si arrende significa che la meta non era poi così importante. Ci vuole fede, perché se non sei il primo ad avere fiducia in te stesso, non puoi pretendere che lo facciano gli altri. Ci vogliono i sogni e non le pretese. Se c'è tutto questo, non avere troppa paura, affrontala la notte, perché per quanto terribile possa sembrare, prima o poi finirà e sarà il momento in cui potrai finalmente ammirare l'alba, l'alba del nuovo giorno, del tuo giorno. Elisa. Commento. Adesso non ti basta più ammirare l'alba, la respiri, perché sei anche l'alba.